Sì, va bene. Se vuoi te lo posso anche vendere a 4.000 se vuoi. Quello non fa niente. Ciao. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi c'era un cliente che era molto interessato a questo sfoderagnatele fatto con cartoncino, scotch perché è molto resistente, e abbiamo anche il pennarello nero indelebile. Ma iniziamo. Il titolo di oggi per questa lezione sugli animali marini e poi gli animali terrestri, non fa niente, verdesca e pesce pagliaccio. Oggi voglio salutare i miei piccoli fans, Gemma e Daniele, Giulia e Flavia, e due fan adulti che mi seguono sempre, Fausto e Maura. E iniziamo questo video subito con la nostra verdesca! Ta-da-da. Bene, la nostra verdesca, come vi ho detto prima, si chiama proprio verdesca. Lunga, quando è un cucciolo, dai 40 ai 90 centimetri. Quando è adulta, dagli 1,5 metri ai 2 metri. Alcuni dicono 3 metri, ma è sbagliato. Quindi, se alcuni in un documentario hanno visto che è fino ai 3 metri, è sbagliato, perché io, Alex07, con mio nonno sono andato al porto di Ortona, dico un anno fa, e dei pescatori avevano preso un cucciolo di verdesca così. E allora nonno mi ha fatto una foto con il cucciolo di verdesca in mano e l'abbiamo ributtato in acqua perché era un cucciolo. Poi perché mi piacciono anche molto gli squali. Poi alta dai 10 ai 30 centimetri, quindi è tipo così, perché sì, è uno squalo molto veloce, però non come lo squalo maco, che è il più veloce al mondo. E nome verdesca, è ovvio, perché cioè, sta anche scritto nel titolo. Razza squalo, abbiamo fatto più squali. Nazione Italia, perché io l'ho visto al porto di Ortona. Poi Australia e Nord America. In Nord America ho visto su YouTube che uno aveva pescato una verdesca così. E se andate verso il Conad, appena finisce la quarantena, ci stanno nel suggeritore del Conad, verso vicino ai pesci, i tranci di verdesca. Casa non ha una precisa casa. Quasi tutti gli squali hanno una precisa casa. Ebbene, passiamo al pesce pagliaccio. Pesce pagliaccio, lungo 10 e 15, che sono i più carini che l'ho visto a Sharm quando sono andato per la festa del mio compleanno. Quindi quelli 20-30 sono quelli con una striscia e rossi che stanno in America. Nel senso, nel Golfo del Messico, sì. Nome pesce pagliaccio, razza pesce, nazione Sharm el Sheikh, Australia, Golfo del Messico e basta, solo queste parti. Poi casa negli aneoni, cioè chi ha visto il film di Nemo lo saprà, perché Nemo è un pesce pagliaccio. Ebbene, per oggi è tutto, guardate qua che cos'ho, un dente di T-Rex, me l'hanno riportato i miei zii e i miei cugini quando sono andati a Londra e dal museo mi hanno portato questa collana con il dente di T-Rex. Ciao e al prossimo video!